Fazzap è un invito ad andare a zappare, è un po' quello che mi diceva mio padre, io sono figlio di contadini, quelle volte in cui gli proponevo un'idea nuova per cambiare il mondo dell'agricoltura. Io sono uno di questi figli che quel termine Fazzap ci ha creato un percorso fatto, ormai portato avanti da 16 giovani in una piccola casa di campagna dove io dico sempre facciamo grandi sogni. Perché questi grandi sogni? Perché ogni territorio ha bisogno che nascano delle idee dal basso che possano cambiare le cose per facilitare le relazioni e far uscire le storie dei contadini. Siamo una realtà di presentanza, appunto presentiamo le persone che lavorano la terra. Noi ci riuniamo in questa mia azienda agricola, in una piccola casa, per studiare il mondo dell'agricoltura e per creare percorsi di relazione. L'agricoltura cambia nel momento in cui i confinanti entrano in relazione. Che cosa abbiamo inventato? Abbiamo inventato appunto questi percorsi per incontrare le persone. Andiamo nelle case degli agricoltori e gli chiediamo di aprire le porte e di invitare i confinanti. Noi facilitiamo questo incontro. Ogni contadiner accoglie 20 agricoltori in un cerchio, per la prima volta loro sono al centro e possono parlare. Parlando li aiutiamo a conoscersi, c'è un facilitatore che crea delle coppie a caso, hanno 10 minuti di tempo per parlarsi. Dopo questi 10 minuti di tempo, rientrando nel cerchio, ognuno racconta la storia dell'altro. Cosa scopriamo? E qui la novità, che forse i confinanti non si sono mai detti quello che fanno veramente, per cultura o anche per diffidenza. E scopriamo che la cooperazione non può sostanzialmente avvenire laddove non c'è relazione. Quindi diciamo poi a chi decide di finanziare la cooperazione, di finanziare le reti di impresa, guardate che il fallimento elevato di questi percorsi è dovuto al fatto che tra confinanti non ci si conosce e quindi cerchiamo di stimolare la relazione creando percorsi nuovi di filiera che appunto chiamiamo filiera colta, appunto perché laddove entra cultura, fiducia, le aziende cambiano perché iniziano a collaborare, a creare percorsi collaborativi. Contadiner ormai hanno varcato come i confini provinciali. A Foggia abbiamo fatto la più grande operazione di ascolto in un anno e mezzo, 20 cene con 400 agricoltori, 20 per cena. Da questo percorso abbiamo visto nascere cooperative, abbiamo visto nascere percorsi insieme e dallo studio di questo percorso poi sono nati altri format. Non ci fermiamo solo all'incontro. Incontriamo e ascoltiamo i loro bisogni. Uno di questi sicuramente è quello che i piccoli agricoltori non riescono ad incontrare facilmente coloro che potrebbero acquistare i loro prodotti. Quando incontriamo gli agricoltori nelle loro case vediamo che all'inizio c'è una diffidenza, però questa diffidenza viene meno nel momento in cui facilitiamo il loro incontro. Questa attenzione poi vediamo che noi fiorisce in molti percorsi. Attenzione all'altro significa scoprire che l'altro ha qualcosa che io non ho e che potrebbe prestarmi. Comprare concime insieme, come abbiamo visto accadere questa cosa, o iniziare a incontrarsi, genera, come dire, un valore aggiunto a quello che prima in realtà non c'era. Il mondo agricolo è un mondo isolato, individualista. Il problema dei territori, dello spopolamento, dell'abbandono delle aree interne è un problema di mancanza di relazioni. Laddove si sta insieme nella difficoltà si vince, si supera il problema. Io sono figlio di agricoltori, mio padre ha sempre lavorato e sofferto questo lavoro. Il sogno di mio padre era il posto fisso. In realtà l'ho preso anche un posto fisso per 6 anni, ho lavorato con gli elicotteri, mi occupavo dell'addestramento dei piloti.
ma il mio sogno era ridare dignità al suo lavoro, ma al lavoro di molti, e non volevo abbandonare la terra. E quindi, con loro grande dispiacere, nei primi mesi mi sono licenziato. Ma io avevo questo sogno, cioè quello di creare un percorso nuovo in agricoltura, partendo da quello che manca al mondo agricolo, la fiducia nell'altro e quindi le relazioni. Per me Italia che cambia è un'Italia che è mossa da persone che ascoltano il tempo e sono in grado di recepire un messaggio che poi possono rendere generativo. Ascoltare per poi cambiare. Io penso che il cambiamento non possa prescindere da un ascolto. È un po' quello che facciamo anche noi. Quest'Italia che cambia non puoi fermare.